Insomma, cosa dire? Intanto un ringraziamento a Guido che mi ha messo in contatto con Gabriele. Io da un'altra parte faccio parte di un'altra dimensione, di un'altra specie antropologica, piuttosto curiosa e non sto qui a dilungarmi. Comunque, in sintesi, io penso che un po' in tutte le epoche il ruolo dell'artista, più o meno conscio o inconscio, è quello di documentare delle sensazioni e di mettere in moto dei meccanismi di ricerca. E un tempo questi fenomeni erano più collegati alla committenza, poi dopo l'artista è stato liberato e quindi ha potuto, diciamo, volgersi più a quello che è la sua ricerca interiore, la sua sperimentazione. Da questo punto di vista io penso che Gabriele, insomma, risponda pienamente a questi due archetipi, che poi non sono degli archetipi, diciamo, immutabili e diciamo, e delle verità non opinabili. Comunque è un approccio interpretativo, per cui non mi resta che augurare a Gabriele di non essere risucchiato in uno di quegli spazi temporali di cui ha parlato Guido prima, e al tempo stesso ringrazio il più dandy bibliotecario d'Italia di avermi ospitato. No, diventate anche bibliotecario, va bene, denti da meno, bibliotecario meno. Libro bibliotecario, già che ci siamo, già fatto. Ti devo dare un'aggiunta perché un'aggiunta, sì, vai. Devo fare un'aggiunta di tipo analitico, sempre da antropologo, no? Sai, da antropologo. Allora, io ho avuto la fortuna nella mia vita di incontrare anche degli artisti molto affermati. Iniziato da ragazzo con De Chirico e ho finito anche con, non so, con Riccardo Muti. Anche Riccardo Muti è un artista. E la cosa che mi ha sempre colpito è una roba così, perché uno quando incontra un altro tende a misurarsi con l'altro. Questi qua, io sono mica più intelligenti di me, cioè, anzi, alcuni innegabilmente anche un po' meno, però loro sono artisti, io no. E questo mi mette sempre in un certo imbarazzo, ma perché loro sono artisti e io sono un mischero normale, anche se dotato un po' di una certa abilità che mi consente la sopravvivenza? E ci ho pensato a lungo, sono arrivato a una conclusione, proprio perché lui si occupa di queste cose qua, dell'aldilà, di qua, dei tempi, degli spazi, di tutte le robe che raccontiamo. Fra le mie varie patologie mi occupo anche un po' di microfisica e di macrofisica, perché lo so che in Italia gli intellettuali non devono sapere di matematica. Se chiedete ai miei colleghi, non hanno la minima idea di cos'è un differenziale, non sa niente. Però, siccome a me mi hanno fabbricato all'estero, mi hanno a calci in culo obbligato a avere delle percezioni di conoscenza del concetto scientifico e del concetto matematico. Fatta questa premessa, che era utile perché sennò si dice come mai gli è venuto in mente, sapete che da circa da Berger in avanti, il gesuita belga che fu il primo a intuire la radiazione fossile come tale, anche l'ipotesi del Big Bang, il primo a definirlo, si è arrivato a una conclusione curiosissima: il tempo si forma dopo che si è formato lo spazio. Però esiste un tempo necessario per definire il Big Bang, che è l'attimo prima dell'esplosione. Questo tempo è misurato in modo teorico, ma con delle applicazioni pratiche che si riscontrano proprio sui movimenti della radiazione fossile in 10 potenza meno 24. Adesso non so. Per farvi capire, mettete un 1 fratto e un 10 sotto con 24 zeri, cioè è un tempo molto breve, però è un tempo. Per quanto sia brevissimo, è un tempo. Allora io sono arrivato a questa ipotesi. E se gli artisti, meno intelligenti di noi ovviamente, tutti gli artisti, fossero gli unici ad essere a conoscenza intuitiva
di ciò che è successo in quel momento del 10 meno potenza 24. Credo che questa sia la spiegazione del fatto di essere artisti, perché intanto questa spiegazione legittima la nostra normale banalità, consente di intuire la loro differenza, e nel caso suo è estremamente applicabile, perché come uno che ha una memoria che tenta di riscoprire, perché ritrova la sua identità solo se ritrova la memoria di quel 10-24, lui probabilmente è andato nella terza dimensione per ritrovarlo. Scusate questa narrazione un po' assurda, grazie, bello, però grazie, è una grazie, grazie, grazie professore. Bello. Detto il professore, ma suo fratello ha la più grande collezione di arte ambientale vivente della Valle d'Aosta. Ah, ma chi? Il fratello di Marchignano? Sì, certo. Le mucche. Lui è il più grande collezionista di reine. Di reine, le regine. Le regine. Allora, visto e considerato che abbiamo avuto quattro interventi sul conoscere la persona Gabriele, qui abbiamo un bellissimo libro dove invece ci fa conoscere l'arte di Gabriele. Il libro costa 35 euro, euro. E viene venduto stasera a 30 euro. Avrete, madame, anche perché approfittatene perché è passata la legge, quindi da praticamente tra quanti giorni restare pubblicata in Gazzetta Ufficiale? No, è passata ieri al Senato. 11? 15. Tra 15 giorni l'imperiale più fare sconti, non chiedeteli, sennò sarete dei dannati per legge, non lo dico io. Comunque stasera il libro 30 euro, però stasera avete anche qui l'artista e l'uomo, perché a questo punto è stata una presentazione proprio sulla figura uomo Gabriele Marquignaz, il nostro sciamano.